E attenzione che questa volta, e finalmente per una volta Carmelina ce la fa a battere Federico. Vabbè, hanno un po' imbrogliato, però sono animatori, se lo possono permettere. Ok, basta, basta. Ora devono giocare a gruppi di 4. Allora, ora devono giocare a gruppi di 4 per squadra. Dovete fare 4 gruppi per ogni squadra. 4 gruppi formati da 4 persone. Ok, quindi giocano 16 persone per squadra. 16 per squadra. Quindi il capitano di ogni squadra fa dei gruppi. Il primo gruppo fatto di piccolini. Secondo gruppo di intermedi. Il terzo e il quarto di più grandi. Quindi, squadra verde, siamo pronti? Iniziano i verdi e i gialli. Primo gruppo, il gruppo dei piccolini. 4 gialli piccolini e 4 verdi piccolini. Devono essere piccoli. L'ultimo piccolino, diciamo, un piccolino prosciutto. Cambiamo questo. No, quello piccolino. Cambiamo questo piccolino. Ok. Questo è un piccolino già gettato. Ok. Angela, aumenta il microfono. Squadra gialla e squadra verde, seduti per favore. Per favore, vi mettete nelle squadre a fare silenzio. Grazie. Ok, allora, siamo pronti per questa prima sfida. Verdi contro gialli, piccoli contro piccoli. 3, 2, 1, via! E allora vediamo che i verdi sono leggermente in vantaggio, i gialli cascano a terra e hanno vinto. Verdi, la prima sfida è dei verdi. Sì. Ora 4 piccoli del blu. 4 piccoli del blu e 4 piccoli del rossi. Ok, 4 piccoli, abbassiamo un po' la musica, grazie. Ok, abbiamo ora la seconda sfida, rossi contro blu. 3, 2, 1, via! E cascano pure i rossi insieme ai gialli e vincono il blu. Ora facciamo la sfida intermedia, anzi facciamo la finale dei blu. Ok, scusate, la finale tra che hanno vinto, tra rossi e gialli, sempre quelli di prima, i gialli di prima
Arsini di poco fa. Questa è la finale per il terzo e quarto posto. I gialli di prima si trovano? Ne manca uno, ne manca un giallo. Vabbè, dai. No, tu sei grande, Andrea B. No, Andrea, che non vai. Tu, vai. I rossi ce li abbiamo, ok. Questo è il terzo e quarto posto. 3, 2, 1, via. Ok, stop. Mancano i rossi. Quindi i rossi al terzo posto, al quarto posto i gialli. E ora finale, primo e secondo posto, categoria junior. Quattro azioni abbiamo e quattro verdi stanno arrivando. Ok, siamo già pronti. 3, questo è per il primo e il secondo posto della categoria junior. 3, 2, 1, via. Diciamo che hanno stravinto in più. Passiamo alla categoria intermedia, un po' più grandi di questi. No, voi ancora siete grandi. Categoria intermedia, giusto voi. 4 blu, ce ne abbiamo 4 blu. Preciso. Intermedia per lui. Federica, intermedia per lui con l'unità. Matteo. Intermedio, Matteo. E 4 gialli. Gialli. Ovviamente chi gioca negli intermedi non gioca nei grandi, eh? Ok, di qua tu poi ti faccio giocare con la categoria dopo. Mi serve una ragazza di qua. Mi serve una ragazza. Una ragazza. Simone! Qua, tu, una. E tu, va bene, dai, così siamo. E un'altra. Un altro di qua deve andare fuori. Poi rientri dopo. E un'altra ragazza qua. Così siamo. Ok, perfetto. Ok. 3, 2, 1, via. Attenzione, qui stanno tirando, ma già li stanno recuperando, o meglio ci trovano. Questa sfida sembra non finire mai. Gresti della Madrice, i ragazzi della Madrice, alla palestra comunale. Hanno vinto in blu. Ora, intermedi, verdi e rossi. E gli stessi del blu e del giallo, preparatevi per poi giocare la finale. Intermedi verdi stanno arrivando, qua ne abbiamo 2. 3 e 4. Dei rossi mi serve pure una ragazza. 3 ragazzi e 1 ragazza. 3 ragazzi e 1 ragazza. 1 ragazza. Ok. Va benissimo. Abbiamo avuto un cambio? Veloci, perché qui ci aspetta la pausa al gelato. Ok. 3, 2, 1, via. Ok, stop. I verdi, quindi i verdi si scontrano con gli zanetti, anzi no, fino a già scontrare. I rossi e gialli, rossi rimanete qua. Rossi rimanete qua. Rossi rimanete qua. E gialli.
Ok,
compagni di colore. I rossi sono già... Ok, 3, 2, 1, via! Continuiamo? Ok, rossi! Primi rossi, secondi verdi, sempre categoria avanzata. Ora, velocemente, ci disponiamo come l'altra volta. La prima squadra che si dispone qui a cerchio, aspetta. Squadra gialla lì, squadra blu là e squadra verde là. Velocemente a cerchio, la prima squadra che si dispone in gioco ai due punti. Blu, due punti e blu. Verdi no, rossi no, giallo no. Non ho più nessuno perché avete ritardato. Due punti e blu. E adesso cosa abbiamo? Adesso abbiamo la pausa gelato e poi ricominciamo a giocare. Di nuovo il tiro alla fune e poi l'ultimo gioco di oggi, fino alle 7. E per quanto riguarda il tiro alla fune, questa interminabile tiro alla fune, ecco la vittoria a chi è attribuita? Per ora la squadra rossa, però ancora deve continuare la seconda manche che la facciamo dopo il break. Questo Grest è iniziato la settimana scorsa, ecco quando terminerà? Allora il Grest terminerà domenica con la grande festa che sarà fatta nel Piazzale Matrice, dove gli animatori hanno preparato uno spettacolo finale per i ragazzi e anche i ragazzi hanno preparato uno spettacolo per gli animatori, quindi sarà uno scambio diciamo di spettacoli. Spettacolo che sarà a che ora? Sarà alle 21 alla Matrice, a Piazzale Matrice. Invitiamo tutti perché è aperto a tutti. Quindi uno spettacolo serale in pieno centro storico. Assolutamente un sì. Un messaggio dal Grest della Matrice. Messaggio al Grest della Matrice direi che è questo: dipingi ogni cuore con i colori dell'amore. I colori dell'amore, ecco, e dipinge ogni cuore. Quindi ecco, spieghiamolo ancora più in modo esplicito, perché alle volte le parole sono vaghe, ecco, diciamolo concretamente. Concretamente posso dire che il Grest, oltre ad essere un'esperienza di gioco, di divertimento, per i ragazzi diventa veramente un'esperienza di legame, che è la cosa più importante, legare con gli altri, legare con la squadra, ma anche legare con altre squadre e con gli animatori stessi, perché si creano davvero dei rapporti spettacolari, perché ci sono ragazzi che io li vedo per strada, mi salutano felici e questa è una cosa bella e penso che sia questo alla fine il messaggio di ogni Grest e soprattutto del nostro.